ricevuto questa lettera in risposta a un mio video intitolato Cari atei, voi non credete in Dio, ma non lo sapete. No, cari atei, voi credete in Dio, ma non lo sapete. E Fred Puccino mi ha risposto: invece tu hai visto la vera imago di Dio? Peggio del peggio, il Dio fai da te. Sei un deologo. Quanti pasticcioni girano per il video. Sì, tu sei un pasticcione, perché Dio è il fondamento di tutto ciò che esiste e io lo vedo. Lo vedo proprio nella formula n elevato a 0 uguale 1. Questa è la formula dell'assoluto. Dio è il potere assoluto che, quando il 10 è espresso attraverso tutti gli n figli del ciclo 10, allora si presenta n elevato a 0 uguale 1, ed è quella unità di tutta la forza che sta sotto all'universo e che tutti coloro che hanno studiato l'universo, come la defunta Margherita Hatch, che diceva che Dio non c'è, eppure seguiva le leggi che esistono nell'universo, semplicemente non vede Dio perché non lo vede nelle leggi assolute che regolano l'universo. Ma una legge assoluta esiste, n elevato a 0. È indeterminato perché n può essere qualunque numero, salvo 0, che indica l'assenza di un numero, e in potenza un solo numero, quello che indica proprio l'assenza di un numero e che non è presente nella base. Ciò esprime in modo determinato una assoluta indeterminazione. Ma poiché Dio, quello che lo vedo io nella sua vera immagine, che è la potenza, è l'onnipotenza, ossia quella capacità di essere anche in atto e non solo in potenza zero, ma in potenza complessa di meno 1 e più 1, ossia di 10 e decimo. E allora, quando 10 elevato a 0 diventa differenziato e entra in atto come 10 elevato più 1 per 10 elevato a meno 1, questo è il fondamento di tutto quanto esiste, come quello che Gesù spiegò in termini metafisici, chiamandolo Spirito Santo nel valore assoluto dell'unità, Padre nel valore 10 e Figlio nel valore opposto al 10, che, visto che il valore opposto a un padre è il figlio, esprime il figlio. Questa è la verità trascendente in assoluto sotto il profilo spirituale divino di Dio. Quando nella natura fisica i fisici nel 1792 hanno preteso che tutte le unità di misura nella loro presenza fossero quantificate 10 e che ogni unità specifica fosse un decimo di questo 10, ecco, la stessa fisica nel mondo concreto ha adottato la stessa verità assoluta, che è la stessa verità metafisica. Quindi, caro amico, tu puoi sfottere finché vuoi, invece io lo vedo la vera immagine di Dio. Non peggio del peggio, il Dio fai da te. Non questo, ma quel fondamento di Dio, che disse proprio Gesù, uno e trino, ed è lo stesso che la fisica ha adottato come la sola verità fondamentale da mettere a capo di ogni unità della fisica. Quindi, se tu non ci arrivi, è semplicemente
perché tu di Dio hai l'idea di uno con la barba, di uno che sia come te, ossia che sia delimitato. Invece Dio è assoluto, potere assoluto in potenza di esistere, ma anche potere assoluto di essere presente in atto, e allora lo è come il padre che si integra al figlio con un amore unificante che porta allo Spirito Santo dell'unità divina. Se a questo non ci arrivi, caro Fred Puccino, non è colpa mia. Ora, andando a sbirciare qui in rispondi e cliccando per rispondere, io mi sono accorto dei video che esistono in giacenza e li ho trovati questi video in giacenza, alcuni dei quali sono un po' preoccupanti. Perché? Perché io li ho messi in ordine proprio a partire dai... Facciamo stare zitta la mia voce perché sennò sono disturbato. Li ho messi in ordine tutti i commenti, 24, non i più popolari come vedete scritto qua. È meglio che adesso sistemo il video in modo che voi possiate seguire quello che io sto dicendo. Permettete un attimo. Ecco. Non i commenti più popolari, ma dal più recente. E questi sono i commenti che mi trovo io. Il Fred Puccino, al quale ho dato e ho appena finito di dare questa risposta. Poi c'è Marco Mann, che mi dice di spiegargli una cosa e gliela spiegherò. C'è Dark Walter, 7 mesi fa. Quest'altro 7 mesi fa, 8 mesi fa, 8 mesi fa, Mario Uliana 8 mesi fa. Dov'è la mia risposta a questo post? Quale post? Io sto facendo vedere tutti i post che esistono. A cosa devo rispondere se c'è questa protesta di Mario Uliana che dice dov'è la mia risposta a questo post? È chiaro che pubblichi solo quello che ti fa comodo. Probabilmente non pubblicherai nemmeno questa. Guarda che Omero non diceva di essere Dio, per cui anche se qualche volta si appisolava è giustificabile. Ma tu che dici di esserlo non sei giustificabile affatto. Non esiste un ente onnisciente che non si ricorda quel che ha detto 2 giorni o 3 mesi prima, che scambia circoscritto con circonciso, se no che onnisciente è? Stammi bene, Roma, caro mio, come vedi, caro Mario Giuliana, a che cavolo ti devo rispondere io? Se messi in ordine di presenza, dai più recenti in poi, io non trovo altro che questa lamentela, e l'ho trovata adesso che sono andato a guardare dentro, perché avevo dei video in sospeso che figuravano tra le cose che erano non riconosciute valide da tutti, perché io qui ho a disposizione questo comandino, la vedete la freccia, questo, schiacciando il quale io potrei avere delle opportunità, adesso qui, ecco, di rimuovere, di segnala come spal o abuso. Questo qui era stato segnato come spal e o abuso. Io sono andato a guardarci dentro e ci ho trovato questo. A cosa ti devo rispondere, Mario Ulia? Dimmi a cosa ti devo rispondere e ti risponderò. Io cito un sacco di commenti di persone che dicono a me di cotte e di crude, poi vorrei correggere un po' il tiro di quello che dici. Io dico che tutti sono Dio, tutti quanti, e permetti, se chiamo Dio te e dico che l'essere assoluto è sceso in te come una sua anima ad animare il burattino di nome Mario Uliana, permetti che scenda anche in me
ad animare il burattino Romano Amodeo? O se dico che scendendo ad animare me il burattino Romano Amodeo e anche te, lo dico solo per me? Io lo dico per tutti. Se tutti lo siete, permettete che lo sia anche io?